Ciao a tutti. Allora, mi sono accorto che nonostante l'accessorio più comune nella faretra degli arcieri, di sicuro tutti lo abbiamo, perché quando copriamo l'arco, in ogni caso, anche se ce ne dimentichiamo e il commerciante ce lo rifila, l'accessorio più comune e comunque quello che deve essere più utilizzato è sicuramente la squadretta. Ma io mi sono accorto che tantissime persone non la sanno minimamente utilizzare. Sembra incredibile, mi immagino già che qualcuno sorriderà, ma in effetti mi sono accorto che ce l'hanno nella faretra, ma o non sanno minimamente come utilizzarla. Probabilmente i loro istruttori pensano che sia una cosa talmente ovvia che non è valsa la pena di approfondire l'argomento. E in effetti è una cosa semplicissima, ovvia, che tutti, perlomeno le cose più semplici come questa, dovremmo assolutamente conoscere, ma a quanto mi risulta, ahimè, è poco conosciuta. Intanto, a cosa serve questo robo? Molto importante. Quando montiamo l'arco dobbiamo controllare, adesso vediamo, che tutti i parametri più semplici siano rispettati affinché l'arco si comporti, tutte le volte che ci andiamo a allenare o andiamo in gara, si comporti nelle stesse identiche condizioni. Quali sono i parametri da controllare? Una volta che abbiamo montato la corda, se questa avesse perso giri, ovviamente avrebbe variato il brace. Il brace è la distanza arco-corda. Quindi la distanza arco-corda si misura con la squadretta. Adesso vediamo come si misura. Vedo molti che la misurano, una domanda che di solito mi fanno, vedo molti che la misurano in quest'altro modo, e cioè inseriscono sulla corda la squadretta, perché la squadretta ha queste due feritoie che servono proprio per inserirla sulla corda. In questo modo siamo sicuri che la squadretta è esattamente a 90 gradi con la corda, quindi siamo sicuri della costruzione. E effettivamente questo è il metodo più sicuro, però attenzione a non scambiare i due metodi, perché se misuriamo il brace, in questo caso la distanza corda centro del bottone, non sempre in tutti gli archi il centro del bottone corrisponde al punto pivot. Quindi può essere in molti archi la stessa cosa misurare in questo modo o misurare in quest'altro modo. Punto pivot, corda. È più semplice forse misurare corda centro del bottone, perché anche se non coincide in tutti gli archi, non ci interessa. A noi ci interessa che questa distanza corda centro del bottone sia identica tutte le volte che noi montiamo l'arco, indipendentemente se il punto pivot è spostato o meno. Quindi cosa dobbiamo fare? Dalle prove che abbiamo fatto o che abbiamo fatto insieme al nostro istruttore è scaturito che il nostro arco si comporta in modo ottimale con un brace di 8 pollici e mezzo. Ok? Quindi il nostro brace è di 8 pollici e mezzo. Noi cosa facciamo? Lo posizioniamo in questo modo, al centro del bottone, poi prendiamo o ci facciamo prestare un bel pennarello e facciamo un segno nero qua così, un bel segno, ok? Vedete? Un bel segno, in modo tale che istantaneamente noi montiamo l'arco, inseriamo la nostra squadretta e tac, sappiamo istantaneamente se
il nostro brace è variato o no. È variato? Benissimo. Lo togliamo. Diamo i giri della corda opportuni. Diamo i giri della corda. Diamo i giri della corda, lo spostiamo. Diamo i giri della corda, qualche giro. Lo sistemiamo e dopodiché riproviamo con la nostra squadretta. Ecco che a questo punto l'arco è a posto. Io ho dato qualche giro in più, ovviamente si è spostato. Adesso dovrei togliere qualche giro per poter essere sicuro che tutte le volte adopero l'arco con il brace corretto, quello che dalle prove, dal setup, dalle prove di tiro che ho fatto è il mio brace è ottimale, la distanza arco corda, ok? E questa, diciamo, è l'operazione principale da fare, anzi di operazione principale ce ne sono due. Possiamo anche controllare il tiller, che nel mio caso è uguale sia sopra che sotto, che è la distanza dall'attacco dei flettenti alla corda. Questa distanza nel mio caso è ottimale che sia identica, quindi 7 pollici sopra, 7 pollici sotto, ok, dall'attacco dei flettenti. Questo è la misurazione del tiller statico. Benissimo, queste sono le due misure principali, ma ce n'è una che è la più importante di tutte, che io ho chiesto a parecchi neofiti, anche non tanto neofiti, di provare a leggermi qual è la misurazione del mio punto d'incocco, perché effettivamente poi la squadretta, lo vediamo, in questa zona c'è la misurazione del punto d'incocco. Possiamo misurare il punto d'incocco in questa zona qua. Il punto d'incocco si misura in ottavi di pollice, anzi la squadretta è sezionata a ottavi di pollice e poi ancora metà. La metà di un ottavo di pollice è un sedicesimo di pollice, lo dice la matematica, l'aritmetica, anzi neanche la matematica. Quindi la divisione più piccola è quella di un sedicesimo di pollice. Quanto deve essere il punto d'incocco? Beh, il punto d'incocco, specialmente per quanto riguarda l'arco nudo, va selezionato prima tirando frecce a 3 metri per vedere come si 2-3 metri per vedere come si piantano, lo fate col vostro istruttore, e comunque ci sono già dei video che ho fatto in precedenza. Poi lo possiamo vedere con la freccia spennata seguendo l'errore, cioè tiriamo 3 frecce impennate e 3 frecce spennate. Se le frecce spennate sono superiori, alziamo il punto di cocco e quindi seguiamo l'errore. Se tiriamo 3 frecce impennate nel centro, 3 frecce impennate nel centro e le frecce spennate sono basse, seguiamo l'errore, abbassiamo il punto di cocco. Come si misura il punto di cocco? Come si misura il punto d'incocco? Beh, si fa coincidere con la battuta del rest la parte inferiore, quindi la battuta del rest con la parte inferiore della squadretta, quindi deve stare contro l'appoggiafreccia, esattamente senza spingere, deve sfiorare l'appoggiafreccia. Poi andiamo a leggere in questo punto dove è posizionato il nostro punto di cocco inferiore. Nel mio caso, spero si veda bene, nel mio caso il punto di cocco inferiore è posizionato a 3 sedicesimi di pollice dalla battuta del rest, che è il punto 0, dove batte il rest è il punto 0, da lì si contano i sedicesimi o gli ottavi di pollice.
Quindi nel mio caso, è vero, nel mio caso sono 3/16 di pollice, che è il mio punto d'incocco per quanto riguarda questo arco. Il mio punto d'incocco ottimale ottenuto ovviamente con la messa a punto. Lo vediamo? Riusciamo a vedere? Quindi dove c'è 1/8 è un ottavo. Vediamo che sotto 1/8, che è l'ottavo, c'è ancora una lineetta, quella è un sedicesimo. Quindi da lì possiamo contare avanti, sempre avanti, a ottavi di pollice. Ok? E così via. In questo caso ci sono 1, 2, 3, 4, 5 ottavi di pollice. Riuscite a vedere che ci sono in questa squadretta segnati 5 ottavi di pollice. Ok? Quindi 5 ottavi di pollice non sono altro che mezzo pollice più un ottavo. Quindi se andiamo alla fine, se il nostro punto d'incocco fosse questo, per esempio, se il nostro punto d'incocco fosse questo, il nostro punto d'incocco inferiore a quanto è posizionato? Vi lascio 5 secondi per dirmelo. Ebbene, ve lo dico io, il punto d'incocco in questo caso è a 4 ottavi di pollice. 4 ottavi di pollice, 1, 2, 3, 4 ottavi di pollice. Il punto d'incocco inferiore è a 4 ottavi di pollice. Ok? Molto semplice, mi raccomando, controllate sempre. Ogni tanto il tiller, non c'è bisogno di controllare tutte le volte, ma controllate sempre il brace, che è la distanza arco-corda, e il punto d'incocco, che tutte le volte così tirate sempre con lo strumento nelle stesse identiche condizioni, e le frecce non vanno alte o basse, non capite il perché. Controllate tutte le volte che montate l'arco, controllate in questo modo sia il punto d'incocco che avevate già preselezionato e il brace, e il brace vi conviene controllarlo al centro del bottone. Quindi inserite la squadretta e poi guardate al centro del bottone dove va a finire. Fate un segno con un pennarello nero, così non dovete star lì a contare tutte le volte. Se volete potete farvi un segno anche per quanto riguarda il punto d'incocco, però questo probabilmente non c'è nessun bisogno. Ok? Ancora una cosa, un piccolo dubbio che ogni tanto nate: perché si misura il punto d'incocco inferiore? In teoria si dovrebbe misurare il punto d'incocco superiore, perché quello che conta è il punto d'incocco superiore. Una volta cosa si faceva? Si inseriva la freccia e poi si teneva la freccia in questo modo qua. Quindi non c'era minimamente bisogno di avere il punto d'incocco inferiore, perché lo si teneva con le dita. Una volta che la freccia partiva, non scartava in basso, ma scartava verso l'alto. Ma noi che siamo evoluti, oramai siamo nel 2024, quindi sprechiamo questo punto d'incocco inferiore, così possiamo misurare, ed è più conveniente misurare il punto d'incocco inferiore. Tanto è una misura, non cambia niente, è una misura di controllo, ok? È una misura di controllo che è scaturita dalla messa a punto. Stop! Non è un dato fisso, non è una costante, è una misura di controllo scaturita dalla messa a punto. Dopodiché dobbiamo mantenerla sempre nelle stesse identiche condizioni, o variarla quando sarà il caso di cambiare la messa a punto. Poi inseriamo la nostra freccia, una volta fatto il punto d'incocco inferiore, inseriamo la nostra freccia e costruiamo il punto d'incocco superiore. Andate a vedere il video che vi spiego come si fanno i punti d'incocco. Stop! Non c'è nient'altro da fare. Grazie, spero vi sia stato utile, che abbiate capito qualcosa in più. Ricordatevi, c'è sempre il libro che vi aspetta. E iscrivetevi al canale, schiacciate sulla campanella. Ciao!